L'ennesimo grido di allarme lanciato dai residenti dello stabile di via Rio Sparto 15. Oggi, consigliere Pignoli, siete qui con il sindaco di Pescara Carlo Masci, con l'assessore Di Nisio, per rispondere alle istanze di questi cittadini, di questi condomini, in uno stabile che pochi giorni fa ha subito l'ennesimo incendio doloso. Dopo che è stato messo fuoco agli ascensori e grazie alla mia lotta, diciamo, politica, vi ricordate qualche mese fa che Messi fece una manifestazione con le tende e quant'altro, furono riparate, ora ci siamo di nuovo. Non si sa qual è l'origine e quant'altro, però insomma di nuovo hanno preso fuoco sotto gli stanzini, quindi questa mattina ho portato il sindaco per farsi rendere conto della situazione, adesso in sinergia con il prefetto, perché se è di origine dolosa bisogna intervenire. E soprattutto con l'ATER bisogna verificare la situazione e ripristinare il decoro urbano, perché se non ci possono essere cittadini serie A, ma qui non si tratta di cittadini di serie C ma di cittadini di serie Z. Io definisco il viario Sparto 15 uno dei palazzi più brutti e pericolosi della città di Pescara. Basterebbe il vivere civile più che il recinto, basterebbe il rispetto della norma, il rispetto della legge, più presenza delle forze dell'ordine, insomma. Però con questa amministrazione ormai siamo agli inizi, sono trascorso soltanto qualche mese, ma già qualche cambiamento si vede anche per quanto riguarda gli sfratti e quant'altro. È un palazzo dimenticato questo, l'ATER non fa niente per niente e noi dobbiamo usufruire le cose altrui quando noi paghiamo l'affitto regolarmente. È che un palazzo, come vedete, è tre volte che diciamo, rinunciamo alla morte, perché la prima volta due anni e mezzo fa quando è stato incendiato l'ascensore, qui era un... Io non le dico, guarda, è proprio dei film d'orrore. E per mettere l'ascensore l'ATER ci ha fatto aspettare 2 anni e mezzo. Qui ci sono persone anziane, disabili, ragazzi disabili, e l'ATER non fa niente per niente.